Uscivo illeso e continuavo per la mia strada, e per me era soltanto un'altra cosa fatta e finita. Quanto a estinguere l'incendio, lo lasciavo ad altri che si gettavano nelle nubi di fumo con ranazze e coperte per spegnere le fiamme. Una volta finito, facevano crocchio per parlare di quello che avevano visto, la gran fortuna di aver testimoniato i lugori del calore, l'effetto acquietante della cena, ma anche più di aver conosciuto il profumo della carta che brucia, il suono delle parole che respirano la loro fine. Michele Silvestrini, lo conosciamo come attore a Nord-Est Boulevard, in questa veste invece questa sera ha presentato un artista come spesso ama fare, e devo dire che attraverso le parole è sempre in grado di delineare il profilo e l'anima di chi fa arte. In questo caso spesso ti ritrovi magari anche a parlare di artisti che sono per te degli amici. Questa sera parliamo di Alessandro Rinaldi. Io devo dire che durante la tua presentazione ho preso degli appunti, perché sono rimasta così, no, affascinata da una serie di concetti e su cui vorrei un po' ritornare con te per sharewood.it. Intanto volevo che tu ci parlassi un po' di questa poesia che ritrovi nelle opere di Alessandro Rinaldi. Beh, è semplice da dire, ma la sostanza è complessa. La semplicità che si può riassumere è questa: lui ci dà, come tutti i veri artisti, tutti i veri poeti, un nuovo sguardo sulle cose. E diverso è il guardare distratto dal vedere, cioè vedere, diciamo così, l'invisibile con gli occhi del visibile, a proposito, ecco. Allora, descrivendo l'artista, hai detto che è in grado di accendere dei fuochi, di aprire delle menti. Del resto la mostra, l'esposizione di oggi si chiama Fahrenheit 451, e hai anche parlato di un filo rosso che ci sta molto bene in una esposizione di questo tipo. Ma il filo rosso è il fuoco dell'incendio. Cioè, ama seminare incendi, cioè seminare e attizzare, appiccare fuochi che sono i fuochi dell'intelligenza e di quello sguardo sulla realtà e sulle cose non conformista, non convenzionale. Ecco, ci apre la testa, appunto, oltre a arricchire lo sguardo. E questo credo che sia un'altra delle qualità, delle virtù di Alessandro. Ecco. Di lui hai detto caos e disciplina. Caos e disciplina. Allora, è un pittore, un grande pittore, anche nel senso tecnico, ovviamente. Lui ha a che fare, e fa i conti, con la prospettiva rinascimentale, appunto, con la grande pittura quattrocentesca. Però se questa prospettiva e questa pittura è l'ordine, lui ha un nucleo di caos che è la trasformazione, il cambiamento, l'inquietudine, ecco, la trasformazione e la costruzione di una realtà nuova, profeticamente nuova, direi. Hai scelto per questa intervista questo quadro come sfondo, ecco, volevo che un po' ci dicessi come mai. Beh, è il primo quadro, il primo incendio che ho visto di Alessandro. Allora, è un incendio di... sono magazzini in un molo. Lui ama dipingere architetture industriali soprattutto, anche i moli con i magazzini sono architetture industriali. Allora, mi ha subito colpito questo incendio perché ho avuto una specie di, appunto, di illuminazione. Ho detto, ma questo è un incendio doloso, faccio ad Alessandro. Allora, mi guarda e mi fa, ma sai che hai ragione? Cioè, è un incendio doloso, un incendio fatto colpevolmente per creare
scompiglio forse, per creare una situazione diversa, per mettere in crisi qualcosa che è irrigidito, ecco. Allora ecco da dove nasce anche questa mia idea dell'Alessandro che ama attizzare, fra virgolette, fuochi rigeneranti, fuochi che aprono al nuovo, che aprono a nuove idee e a nuove visioni, in questo caso a un nuovo sguardo. Fahrenheit 451, esposizione di Alessandro Rinaldi, Bruno Bertuzzi. Questa sera hai presentato Alessandro, in realtà lo segui e lo conosci da molti anni, è, come lo definisci anche tu, un amico, e volevo che un po' ci invece descrivessi cosa ne pensi della sua arte in quest'ultimo periodo, visto che insomma hai seguito tutto il suo percorso artistico. E volevo anche che ci ricordassi come mai l'avevi definito in passato in una delle tue presentazioni Cuore Barbaro. È vero, in realtà Alessandro è rimasto un barbaro ed è bene che sia così, cioè è un artista che riesce forse più di altri ad essere libero da schemi, libero da incrostazioni intellettuali. Non per questo meno severo, perché ha una severità enorme, un rigore enorme, e questa severità lo si vede dalle sue citazioni, dai suoi riferimenti. È un artista autentico, e in questa autenticità lo si vede proprio nelle modalità con cui spinge fino all'estremo certe situazioni. Sia tecniche, quindi pittoriche, ma sia anche ideali, di temi, di tematiche. È un artista calato nel moderno, nella contemporaneità, e alle spalle ha la modernità. La contemporaneità in Alessandro è proprio in questa visione apparentemente tragica, nel senso che la tragedia, almeno come noi la intendiamo, è quella dove si depositano cumuli di macerie. In realtà la vera identità di Alessandro è proprio quella di essere un carattere distruttivo, ma nel senso di una distruzione che presuppone sempre un nuovo inizio. È chiaro che i paesaggi così spaesanti che lui crea sono paesaggi dell'anima molto spesso, ma sono anche molto vicini ai nostri paesaggi che vediamo. È chiaro che c'è tutta una sollecitazione visiva relativa a questi incendi molto vicini, ad esempio a certa pittura di Turner, dove lui chiaramente si sente coinvolto, è una delle sue citazioni probabilmente. Ma questi paesaggi sono disumanizzati in quanto l'uomo non c'è più. Ecco, rispetto a questo ti interrompo un secondo, semplicemente perché durante la tua presentazione, quando hai toccato questo punto, ricordavi come la natura alla fine ne esce vincente. Sì, la natura stabilisce un dialogo con l'uomo, un patto, ma l'uomo costantemente rompe questo patto. E questa è, diciamo, la questione forse più importante e rilevante di tutto il pensiero di Alessandro. Lui ci invita, in qualche modo, a ristabilire un patto, a riconciliarci con la natura. E quindi questa riconciliazione è fatta, come dire, passa attraverso una tragedia, passa attraverso la catastrofe, ma, attenzione, elementi, suggestioni, si trovano, si vedono, a chi vuol vedere, come possibilità ancora. Ecco, non c'è il silenzio, ecco, non c'è il silenzio totale, non c'è, diciamo, l'afonia,
ma c'è invece un problema di ritrovarsi in una sintonia, in un'armonia nuova. Del resto mi permetto di fare anche una considerazione, e ha scelto questo elemento del fuoco che nella mente, anche quando solo lo vediamo, ci riporta ad un rumore, quindi alla fine questa cosa è anche sintomatica. E volevo chiederti, hai chiuso con un'affermazione che se io fossi un artista davvero, cioè resterei un po' estasiata, e non credo che siano parole che utilizzi per tutti, hai detto che l'arte di Alessandro Rinaldi è altissima. Secondo me sì. Chiaramente c'è, come dire, tutto l'afflato dell'amicizia, chiaramente, no? Ma è normale, però c'è molta sincerità in quello che affermo. Io non sono un critico, mi interesso di arte, ma non sono un critico. Vedo in Alessandro una autenticità severa e quando si incontra questo, la forma artistica è alta. La severità e la costanza, la perseveranza di ribadire proprio come principio la propria esistenza attraverso le proprie opere. Questo mi pare, diciamo, doveroso dirlo, e quando lo si avverte, siamo comunque sempre di fronte a opere alte. Ecco, fra le opere alte ne abbiamo una qui dietro che hai scelto. Perché? Ma mi coinvolge soprattutto. Io sono architetto e quindi per me il cantiere è il luogo sintomatico dove l'uomo esprime tutto il suo sapere e tutta la sua straordinaria capacità di immaginare un futuro e di proiettarsi nel futuro. E lo immagina sempre come grande gesto di generosità soprattutto. Ecco, trovare ad esempio un cantiere silente, privo di, come dire, attività, no, lavorativa, privo di qualsiasi elemento che ci faccia capire che lì invece c'è uno sforzo, una collettività che sta producendo, e trovarlo vuoto e silenzioso, restituisce questo elemento, questa costruzione al più alto livello. Cioè lo pone nella prospettiva di presenza e quindi di epifania. Chiudo con una cosa banalissima, il tempo è anche perfetto per l'epifania. Grazie. Prego. Mostra come tema il fuoco, hai scelto per presentarti al tuo pubblico e al pubblico invitato questa sera, Michele Silvestrin e Bruno Bertuzzi. Volevo che, al contrario, visto che loro hanno parlato un po' di te, tu ci parlassi di come mai hai fatto questa scelta, come mai hai deciso di far parlare loro della tua arte. Ciao Bruno, giustamente. Allora, ho chiesto a loro perché conosco il loro lavoro e loro conoscono il mio, e c'è assolutamente una forma d'amicizia, per cui molto ovviamente l'amicizia riesce a capire oltre l'immagine. Cioè, molto probabilmente gli amici ti conoscono anche per il tuo profondo, anche per quello che non fai. O perlomeno un'idea di. Si fanno un'idea di come tu sei, e attraverso loro ti conosci anche. Per cui. Ciao Michele. Ciao, grazie. Sono passati tutti e due bene. Sono scappati. Sì. E praticamente sì. Sai, la questione. Appunto loro ti conoscono più da sia per quanto riguarda il tuo lavoro, lo apprezzano logicamente perché se no non ne parlerebbero, e ti conoscono profondamente anche in quello che sta oltre quello che vedi, l'immagine.
e loro essi stessi sono degli artisti alla fine, per cui sono dei poeti. Michele è un poeta, Bruno Bertuzzi è un architetto, insegna, per cui chi meglio di un poeta, un artista, può parlare del lavoro di un altro artista alla fine, perché ha uno sguardo oltre, che va oltre la critica, va oltre il veder comune. E Silvestri, mentre ti presentava appunto parlando di quanto le altre arti influenzano poi l'arte che si sceglie come mezzo di espressione, diceva ma nelle opere di Alessandro Rinaldi c'è anche molto, molta letteratura e molta musica. Ti ritrovi in questo? Ti ritrovi che alla fine alcune fonti di ispirazione, cioè alcune cose che ti fanno partire l'idea per un quadro, nascono da queste altre forme d'arte? Sì, assolutamente sì, penso che nascono soprattutto da lì, perché alla fine non uso veramente un'immagine su cui ispirarmi, cioè logicamente c'è un'abitudine a vedere tutto e magari ti innamori di particolari che magari non noteresti mai, però molto probabilmente parliamo delle pitture dal momento che espongo quadri, derivano non tanto da delle immagini ma dalle letture, da della musica, anzi derivano da delle letture e poi la musica molto probabilmente li accompagnano. E sono sempre più convinto che, almeno per quanto riguarda me o il mio lavoro, che ci deve essere sempre più contaminazioni tra le arti, per cui il teatro, le sinergie con la musica, con l'architettura stessa, cioè il quadro deve essere un'installazione, non deve essere una cosa che viene appesa al muro e finisce lì. Difatti si cerca sempre di lavorare a progetto. Ed è la cosa più bella da farsi, non sempre si può, perché poi tante volte sei sempre costretto a lavorare in studio, a portarti in studio quello che pensi fuori, però quello che realizzi dentro lo pensi messo fuori, per cui è solo una questione di comodità, se no alla fine i quadri devono funzionare, anche se è una cosa quasi assurda da dirsi, no? Ultimissima cosa legata alle opere che sono qui in esposizione questa sera, ce ne sono alcune più recenti e altre più legate al tuo passato. Esattamente, sì, è stata una raccolta che ho voluto mettere un po' insieme perché poi, allora, una mostra in libreria e all'inizio non avevo ben chiaro il tema, ma appunto dal momento che i lavori derivano tanto da quello che leggo, ho sempre amato Fahrenheit 451 e anche il film stesso. Per cui ho fatto questa analogia e andando a rivedere anche i lavori del passato, anche quelli che sto realizzando ora, ho visto che comunque il tema dell'incendio ritorna sempre, perché per me è come, non so, un voltare pagina, mettere e dare fuoco a tutto quello che ho fatto fino adesso e poi ricominciare. Per cui sono tutti un po' dei cavalli di Troia, oppure sono, non so, un arrancare sulla collina, quando sei sopra ridiscendi magari, però sopra dai fuoco al bosco, a quello che c'è, insomma, una costruzione, eccetera. Grazie.